Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme una collana con i papaveri. Per il nostro progetto di oggi ci occorrerà del filo di ferro che sia abbastanza morbido e sottile. Il mio è circa 1,5 mm di diametro. Ci occorreranno delle perline nere, possibilmente di vetro, di queste piccole piccole. Nastro di poliestere verde alto 2 cm, rosso alto 5 cm, un paio di forbici, un paio di tenaglie, la colla a caldo, ago e filo, un accendino e per chi deciderà di fare in coordinato gli orecchini occorreranno le monachelle. E inoltre un pezzetto di carta, di cartoncino, per realizzare la dima del petalo. E ora andiamo subito a lavorare. Tagliamo una porzioncina di filo di ferro che sia lungo una settantina di centimetri. Sarà necessario realizzare la dima del petalo. Il petalo è largo circa 6 cm e alto poco meno di 5, quindi poco meno dell'altezza del nastro. Come vedete, il mio petalo ha una forma leggermente frastagliata nella parte superiore. E se lo desiderate potrete anche realizzarlo dritto, quindi circolare. Appoggiamo la dima del petalo su una porzioncina di nastro e lo ritagliamo tutto intorno. Come prima cosa ci occuperemo dei boccioli che andranno a chiudere le due estremità della collana. Quindi prendiamo due petali, velocemente con l'accendino passiamo tutto intorno, il petalo si arriccerà leggermente. Quindi prendiamo il petalo, lo arrotoliamo su se stesso così, scaldiamo leggermente con l'accendino . Io qui ne ho già uno pronto. Ora sovrapponiamo leggermente i due petali fra di loro ed arrotoliamo molto strettamente, così. Sulla punta stringiamo per bene, scaldiamo un pochino. Ora prendiamo due porzioni di filo verde, sono lunghe un 7 cm circa, 7 cm e mezzo, pieghiamo a metà e realizziamo, possiamo tagliare direttamente due piccoli ovali. Prendiamo i due ovali così ottenuti, li bruciamo velocemente, passiamo l'accendino velocemente sui bordi così, pieghiamo in questo modo. Qui sotto scaldiamo e blocchiamo. Compiamo la stessa operazione anche con l'altra coppia di foglioline. Accorciamo quindi il bocciolo che avevamo preparato prima, ne tagliamo circa un 2 cm, così. Qui scaldo ancora un pochettino. Ecco. Ed ora
lo vado ad incollare qui sulla punta del filo di ferro, su un'estremità del filo di ferro. Quindi un pochettino di colla a caldo. Blocco per bene. Ora prendiamo le quattro foglioline che avevamo preparato in precedenza, mettiamo un pochettino di colla a caldo e le andiamo ad incollare così sulla base, in modo proprio da creare la forma classica del bocciolo di papavero. Quindi due da una parte e due dall'altra parte. Compiamo la stessa operazione dall'altra parte. Dopo aver scaldato leggermente il nastro verde in modo che non si sfilacci, mettiamo qui un pochino di colla, mi raccomando sempre poca poca, e quindi incominciamo incollando alla base e ricopriamo tutto il filo di ferro con il nastro. Lo arrotoliamo tutto intorno. Ogni tanto potremo bloccare con un pochettino di colla a caldo. Giunti in fondo, tagliamo il nastro, un pochino di sbieco, lo vedete, nuovamente blocchiamo in modo non si sfilacci ed andiamo a bloccare per bene con un pochettino di colla a caldo. Una volta realizzati i due boccioli alle due estremità, potremmo già dare la classica forma, così leggermente piegata, del appunto del bocciolo di papavero. Passiamo quindi alla realizzazione del fiore. Sempre utilizzando la stessa dima, ritagliamo quattro petali. Scaldiamo leggermente il contorno in modo da evitare le sfilacciature e anche donare un po' di forma. Quindi arrotoliamo il petalo su se stesso in modo da stropicciarlo per bene. Potremo scaldarlo leggermente, mi raccomando poco poco, in modo da accentuare la stropicciatura. In questo stesso modo realizziamo quattro petali. Passiamo quindi alla costruzione vera e propria del fiore, lasciando la parte concava verso l'interno, ci armiamo di ago e filo, e sulla parte inferiore facciamo punto filza fino a metà della base del petalo. Quindi prendiamo un altro petalo, lo sovrapponiamo e nuovamente arriviamo a metà. E via via con tutti i petali. Una volta giunte in fondo, uniamo il primo e l'ultimo petalo sempre punto filza, quindi sempre seguendo lo stesso sistema. Li sovrapponiamo leggermente e via così. Ora
Lasciamo la parte, l'abbiamo già detto, concava verso l'interno, spero si riesca a vedere bene. Basterà tirare e il nostro fiore sarà formato. Blocchiamo il filo. A questi punti possiamo incominciare a cucire le perline qui nel centro. Potremmo anche metterne due per volta e molto semplicemente così. Dovremmo continuare a cucire perline qui nel centro del nostro fiore fino ad aver raggiunto la dimensione di una monetina da 2 centesimi. Una volta realizzati i due fiori non ci resta che attaccarli sulla collana, quindi basterà mettere un pochettino di colla a caldo qui sul retro. Bloccare nel punto desiderato e quindi rifinire per bene sul retro utilizzando un cerchiolino sempre di nastro che avremo bruciato sul contorno in modo da non avere sfilacciature. Mettiamo sempre un pochettino di colla a caldo ed andiamo a bloccare per bene. La nostra collana è quindi terminata. Per quello che riguarda gli orecchini basterà prendere una porzioncina di filo di ferro, nel mio caso è lunga 5,5 cm, preparare un piccolo anellino da un'estremità e quindi dall'altra parte potremo realizzare un bocciolino, ma questa volta utilizzando un solo petalo. Quindi, come abbiamo visto prima, basterà arricciarlo, bloccarlo, accorciarlo ed incollarlo sul filo di ferro. Quindi attacchiamo le foglioline, ricopriamo quindi il pezzo di filo di ferro con un pezzettino di nastro. Blocchiamo lasciando fuori l'anellino preparato in precedenza. Ora diamo la classica forma leggermente a spirale ed ora non ci resta che mettere la monachella e l'anellino, quindi prima l'anellino e poi la monachella, e anche gli orecchini sono pronti. Ed eccoci qua, il nostro progetto anche oggi è terminato. Carino, vero? Che dire, come sempre grazie di cuore a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!